casa dei giocattoli, la prima che non ho veduto poi, abituato a testa in su a guardare la casa della luna che mi ospitava sempre quando ero un po' giù. Era la seconda casa degli specchi, il riflesso di occhi che nel buio non vedo più. Era la casa delle urla, la terza, sepolta tra divani impolverati, i vetri appannati e con il gomito privo piccoli spiragli per andare a trovare la luna riflessa sui prati. Era la quarta casa dei dispetti, quelli chiusi nelle mura ma non li vedi, non li vedi. Camminare negli sguardi, nella bocca dei pentecoli, li vedi spesso dietro i vetri nella casa dei curiosi. Rimpetto le rotaie del treno, ma non mi sembra vero che tutto quello che succede non importa, purché succeda nella propria e che più di tanto non ci coinvolga. Nella sesta casa delle ombre, quella sempre spenta e mai si scopre, mai mai. E quando piove, almeno dopo il sole tornerà. La settimana più bella, quella sempre accesa e sempre aperta, dipinta nei colori della luna, era la casa della fortuna, la casa del sorriso, del sorriso, del sorriso. E già, è la casa del sorriso, della fortuna e della bellezza. Non esiste. Che meraviglia! E di nuovo Andalo con una tambur battente show. Ringraziamo naturalmente la regia.